Salve a tutti, molte persone mi stanno scrivendo in questi giorni perché vogliono sapere quali sono i cibi da evitare, specialmente in questi periodi che si avvicinano di feste e di festività, per chi soffre di ipertrofia prostatica, di prostatite o per donne che soffrono di cistite. Purtroppo non do buone notizie perché proprio gli alimenti che forse rendono allegra la tavola delle nostre festività spesso sono invece controindicati nel paziente sofferente di problematiche prostatiche. Da evitare sicuramente i molluschi, i frutti di mare, i crostacei, ad esempio i gamberi e l'aragosta, i pesci grassi, anguilla, tonno, sgombro, cioccolato, formaggi grassi, caffè, la birra, gli insaccati, chiaramente i superalcolici, le spezie, il pepe e il peperoncino. Questi che vi ho detto sono cibi altamente irritanti per le basse vie urinarie, che non fanno altro quindi che creare un ulteriore stato infiammatorio in persone già affette o predisposte ad essere affette da patologie, come noi le chiamiamo, del basso tratto delle vie urinarie, essenzialmente ipertrofia prostatica, prostatite e cistite. Quindi gli alimenti che vi ho detto, birra, insaccati, spezie, pepe, peperoncino, superalcolici, caffè, cioccolato, formaggi grassi, pesci grassi, molluschi, frutti di mare e crostacei, devono essere banditi dalle nostre tavole. So che vi ho rovinato purtroppo il Natale e il Capodanno, ma le domande mi vengono poste e devo dare delle risposte. Penso che possiamo divertirci anche mangiando diversamente e stando insieme ai propri familiari. Ne approfitto, a parte questo piccolo rimprovero, per augurare a tutte le persone che mi seguono e danno il piacere di dare il loro contributo talvolta anche ai miei post, dandomi suggerimenti o indicazioni, approfitto a tutti per dare auguri di buone feste per quest'anno che si conclude e spero un po' per tutti noi per un buon 2020. Buon Natale a tutti!